Il tema dell'unità è un tema ricorrente nel Partito Democratico, non solo a livello nazionale, con le tante correnti che oggi trovano un modo per essere compatte nel nuovo governo di Conte, ma anche a livello locale che indubbiamente con le percentuali bulgare che il PD renziano aveva ottenuto in passato, risentiva ancora di tutta la sua influenza, a tal punto che attualmente ci sono due reggenti della segreteria aretina, Matteo Bracciale di Storia Renziana e Francesco Ruscelli, più vicino invece ad Andrea Orlando. I rumors non ancora confermati parlerebbero di un passo indietro di Matteo Bracciale per la candidatura alla segreteria provinciale del PD aretino, lasciando quindi campo libero a Ruscelli, che abbiamo incontrato alla convention di Area Dem. Sicuramente l'unità è sempre un valore aggiunto quando si parla di una comunità politica. Al momento non ci sono novità definitive, c'è però un impegno abbastanza importante che è maturato negli ultimi giorni a verificare la possibilità di una convergenza unitaria su una candidatura per fare il congresso in un quadro di analisi delle problematiche di rilancio del partito, ma anche all'insegna delle nuove responsabilità che abbiamo assunto con le responsabilità di governo a livello nazionale. Sono fiducioso sulla possibilità che questa convergenza si possa trovare, lo vedremo nei prossimi giorni. Anche un altro tema è stato quello di poter portare questo modello di governo, non è un'alleanza ovviamente, ma alle elezioni regionali, perché no, anche alle amministrative, che comunque per Arezzo sono veramente a un passo. Quanto è distante questa ipotesi? Allora, la scelta di fare un cambio di paradigma a livello nazionale, andando oltre il contratto di governo giallo-verde che ha manifestato tutte le sue limitazioni e le sue difficoltà, per costruire la base di un'alleanza politica e programmatica che costruisse una nuova prospettiva a livello nazionale, è stata una scelta su cui il Partito Democratico ha investito in maniera unanime con il coinvolgimento della direzione nazionale in maniera assoluta. Credo che senza automatismi, perché gli automatismi in politica non esistono, ma una analoga verifica andrebbe fatta e noi ci impegneremo a farla anche a livello locale. Quindi speriamo che anche a livello regionale questa cosa accada. Franceschini, tra l'altro, nei giorni scorsi l'ha lanciata come proposta politica a livello nazionale, io personalmente sono d'accordo, ma anche nel nostro territorio ad Arezzo penso che sia una verifica da fare, perché se c'è un cambio di passo alla costruzione di un'alleanza, le opportunità di questa alleanza dovrebbero, io auspico, produrre risultati anche a livello locale.